Che bello è Natale. Ma sono triste. Sembra che tutto mi vada a rotoli, i miei figli ormai mi ignorano, sono diventati grandi e non vogliono più griffare con me. E pensare che fino a pochi anni fa non aspettavano altro che giocare a Minecraft sotto l'albero. Babbo, smettila di rompermi i coglioni. Vai a figa invece di giocare a sto gioco del cavolo. Un papà infelice? Perché invece di distruggere non fai dei regali ai bambini? Magari così starai meglio. E tu chi cazzo sei? Babbo Natale. Quasi quasi avrei un'ideuccia. Murmux, che cazzo stai facendo? Hai deciso di fare il costruttore per aiutare i bambini poveri? Non proprio, babbo. Sto facendo un regalo ai bambini di un server privato. Ho sempre avuto un sogno nel cassetto in Minecraft, che però non si è mai realizzato per colpa degli admin. Hai presente la fonderia edile? Intendi la tua tecnica del cazzo per creare grattacieli istantanei? Sì, esatto. Proprio quella. Come vedi, sto cercando, una volta tanto, di usarla per costruire. È proprio necessario utilizzarla proprio sopra i boschi e le casette degli altri giocatori? Sempre a lamentarti, babbo. Guarda che capolavoro. Gli ho messo pure porte, vetri e finestre. Quando rilogheranno gli verrà un infarto da cotanta bellezza. Beh, in effetti non è poi così male. Sicuramente meglio delle loro sporche casette di legno. Comunque, anche quest'anno sei stato un bambino cattivo. Ma che cazzo dici? Ho girato un sacco di video. E poi, per concludere, guarda com'è bella la notte che cala su questo paesaggio. Mi merito almeno 1000 diamanti. 1000 diamanti un cazzo. Per te ci sarà solo carbone. Tanto sempre carbonio è, quindi per te andrà bene. E non cercare di corrompermi usando le Saggers. Babbo, perché mi tratti così? Ho sempre creduto in te. Beh, almeno finché avevo 6 anni. Dopo chiedevo direttamente ai miei genitori quali giocattoli comprarmi, senza nemmeno più sprecarmi di scrivere le letterine. Oh, a scuola scrivevo già troppo. Non mi merito questo. No.